Salve a tutti e ben ritrovati su Mobile Advisor. Nel video di oggi vi parlo di iPhone 13 Pro, smartphone che potrei decidere di tenere per sostituire il mio fido Pixel 4a 5G. La qualità costruttiva di iPhone 13 Pro è assolutamente ineccepibile, anche se va detto che la cornice così lucida è soggetta a graffiarsi, tant'è che su quest'ultima ho scovato un micrograffio nonostante abbia utilizzato questo dispositivo con una cover sin dal primo giorno. Dal punto di vista estetico, esclusa la notch, apprezzo la simmetria dei bordi attorno al display, l'importanza conferita al modulo fotografico, il retro opaco e lo stile totalmente piatto, che gli conferisce un ottimo grip anche se non è il massimo per quanto riguarda il comfort in mano. Ma basta utilizzare una qualsiasi cover per rendere iPhone 13 Pro più comodo da impugnare. Tra l'altro, grazie ai bordi laterali piatti e la larghezza contenuta, anche utilizzando una cover, è davvero comodo da impugnare in questa modalità quando si guarda un video. Peccato però che sia decisamente pesante in rapporto alle sue dimensioni e che nonostante queste ultime siano contenute, non sia troppo comodo da utilizzare con una mano per via di iOS, che rispetto ad Android è molto meno ottimizzato per l'uso ad una mano. Ma di questo ve ne parlo più tardi. Inutile spendere troppe parole a proposito del display di questo iPhone. È semplicemente uno dei migliori pannelli che abbia mai visto. E non li si può recriminare nemmeno l'assenza di una frequenza di aggiornamento superiore ai canonici 60 Hz, visto che quest'ultima può variare tra i 10 e i 120 Hz, a seconda della situazione, per risparmiare batteria o per regalarci il massimo della fluidità. iPhone 13 Pro per lo sblocco si affida al Face ID, tecnologia formidabile per la sua velocità, che tuttavia diventa un limite con l'utilizzo delle mascherine, motivo per cui non credo di essere l'unico che avrebbe gradito la compresenza di un lettore di impronte. Il cuore di iPhone 13 Pro è l'Apple A15 Bionic, coadiuvato da 6 GB di RAM e tagli di memoria di archiviazione che vanno da 128 GB fino al terabyte. E non serve che sia io a ribadire che si tratta di uno degli smartphone più potenti in commercio, il più veloce quando si tratta di foto e video editing e di un telefono estremamente fluido e reattivo in generale. Anche se le animazioni un po' lente e il fatto che ogni tanto si incarti sugli swipe orizzontali o verticali scambiandoli, a mio avviso lo rende meno rapido da utilizzare rispetto a certi smartphone Android. Minor velocità nell'utilizzo dovuta anche all'assenza di alcune gesture, come una generica per tornare indietro che manca da sempre su iOS. Ma attenzione che con questo non voglio dire che iPhone 13 Pro non sia piacevole da utilizzare, perché le animazioni perfette e l'estrema reattività del touch lo pongono comunque ai vertici della categoria, fermo restando che per alcuni limiti di iOS non si riesce ad utilizzarlo velocemente come alcuni telefoni Android. La fluidità in fase di gioco è semplicemente ai massimi livelli. iPhone 13 Pro è dotato di 3 fotocamere posteriori, tutte da 12 megapixel, un teleobiettivo 3x stabilizzato otticamente, un ultra grandangolo in grado di scattare anche macro super ravvicinate e la principale che è stabilizzata direttamente sul sensore. Sensore che tra l'altro è abbastanza ampio ed è abbinato anche ad un'apertura del diaframma f1.5 molto generosa. Non manca poi un sensore per il calcolo in 3D della profondità di campo. E per chiudere troviamo una fotocamera anteriore, sempre da 12 megapixel, sicuramente di ottima qualità ma priva di autofocus. L'app fotocamera di iPhone è molto intuitiva ed è dotata di tutte le modalità di scatto e ripresa principali. Peccato soltanto che certe opzioni siano accessibili soltanto attraverso le impostazioni di sistema. Ma sono felice di farvi sapere che Apple ha finalmente aggiunto la possibilità di disabilitare la macro automatica. Funzione molto criticata perché sotto una certa distanza impediva di scattare macro con il sensore principale. iPhone 13 Pro è senza dubbio uno dei migliori smartphone per le foto punta e scatta. A mio avviso quelle diurna in esterna sono un po' troppo vivaci anche in modalità standard e talvolta quelle in interna tendono al giallino. Ma basta sistemare due parametri con l'editor integrato di iPhone per avere un look più naturale come quello del Pixel 4a 5G.
mentre devo dare atto ad Apple che le foto in condizioni di scarsa luce sono davvero ottime, perché non vogliono essere più luminose del dovuto, come invece si vede su tanti smartphone Android. Così come vanno elogiate le foto in modalità ritratto per via dell'ottimo dettaglio, della naturalezza che restituisce al soggetto e per la precisione e gradualità dello sfocato. L'ultimo elogio lo riservo per le foto zoom 3x, tra le migliori che abbia mai visto su smartphone. Mentre volendo riassumere le capacità fotografiche di iPhone, vi dico che non è il migliore in assoluto per dettaglio, ma garantisce sempre ottimi risultati in tutte le condizioni, fa benissimo nelle foto in notturna ed è forse il migliore in assoluto per i ritratti. Dunque, giudicando il comparto fotografico nel complesso, merita senza dubbio un posto sul podio. Per quanto riguarda i video invece, non serve spendere molte parole. Sappiamo tutti che iPhone è il migliore in questo ambito. Arrivati a questo punto, se volete farvi un'idea migliore della qualità fotografica di iPhone 13 Pro, vi invito a dare un'occhiata agli scatti non compressi che ho appena pubblicato su Telegram, piattaforma di messaggistica che sfrutto anche per segnalarvi le migliori offerte relative al mondo della tecnologia. E visto che ci sono, vi invito a seguirmi anche su Instagram, per anteprime sui prossimi video e per restare in contatto tramite messaggi in direct. iPhone 13 Pro è dotato di una batteria dalla capacità di 3095 mAh. Pochissimi se stessimo parlando di uno smartphone Android, ma Apple, grazie ad una perfetta integrazione tra hardware e software, permette di non rinunciare ad un'eccellente autonomia, nonostante dimensioni e spessore del dispositivo siano decisamente contenuti. Vi dico soltanto che in media questo smartphone mi permette di raggiungere le 8 ore di schermo con uso medio nell'arco di un giorno e mezzo. Un risultato difficilmente raggiungibile da telefoni Android altrettanto compatti e potenti. Figuriamoci con una batteria così piccola, che ha il vantaggio di caricarsi a buona velocità nonostante iPhone 13 Pro non supporti più di 23W in ingresso, tant'è che recupera circa il 60% di carica in 30 minuti. Al momento iPhone 13 Pro è equipaggiato con iOS 15.1.1. Versione software che in poco più di 10 giorni di utilizzo non mi ha dato il benché minimo problema. Riguardo il software di Apple, bisogna ammettere che per la sicurezza e il supporto nel tempo è senza dubbio uno dei migliori. Così come apprezzo la coerenza grafica di tutto il sistema, la qualità di certe applicazioni, la fotocamera che funziona a dovere in ogni app, la fluidità delle animazioni, il centro di controllo e l'ordine nella tenda delle notifiche. Tutti aspetti che su iOS sono migliori rispetto ad Android. Anche se, personalmente, continuo a preferire di gran lunga il sistema operativo di Google, per la miglior gestione dei file, per il fatto che download e upload su app di terze parti non vanno in blocco se non rimangono aperte, per la percentuale della batteria sempre a vista, la barra di stato con le notifiche, le possibilità di multitasking e multifinestra, la gesture indietro universale e tanti altri accorgimenti software che rendono più agevole, produttivo e veloce l'utilizzo di smartphone Android. In merito a ricezione del segnale telefonico, del wifi e del GPS, mi sto trovando molto bene con l'iPhone 13 Pro. Mentre, parlando di qualità audio, sia in chiamata che in fase di riproduzione dei contenuti multimediali, siamo semplicemente ai massimi livelli. Incredibile quanto suoni bene questo dispositivo. L'audio è nitido e corposo. Riguardo la connettività, è presente il supporto a tutti gli standard di rete più recenti. Anche a livello di sensori è messo ovviamente benissimo. Mentre un contro importante riguarda la presenza dell'ingresso Lightning al posto di una più moderna USB-C, sia perché si è costretti ad utilizzare cavetti e accessori specifici, e ancor di più per la velocità di trasferimento ridotta, un vero e proprio controsenso per un prodotto che vuole essere la videocamera di molte nuove figure lavorative. iPhone 13 Pro parte da un listino di 1.189 €. Cifra sicuramente molto elevata, ma che ormai non rappresenta più un contro visto che la concorrenza è ormai sugli stessi standard. Consiglio questo dispositivo o a chi desidera il miglior smartphone Apple in circolazione insieme ad iPhone 13 Pro Max, oppure a coloro che vogliono uno smartphone compatto, con un comparto fotografico davvero versatile, consistente e in grado di girare dei video di qualità eccellente.
Per tutti gli altri invece, per quanto questo iPhone sia al top in tanti ambiti, è più conveniente acquistare uno smartphone Android dai 500 euro in su, un iPhone 12 o un iPhone 13, visto che costano decisamente meno e offrono comunque tanta qualità in ogni ambito. Mentre, se devo citare i motivi principali per non scegliere iPhone in generale, ci metto la porta Lightning, la gestione dei file e il finto multitasking. Personalmente, sto valutando di tenere questo iPhone 13 Pro principalmente per la qualità di foto e video. Dunque, in tal caso, è probabile che diventi il mio secondo smartphone al posto di Pixel 4a 5G. Ma per adesso non è nulla di certo, e non mancherò nel farvi sapere cosa avrò scelto dopo aver testato ancora più a fondo le capacità di questo dispositivo. Ma nel frattempo, se volete sapere quali smartphone ho scelto di utilizzare fino ad ora e perché, date un'occhiata al video che ho pubblicato qualche giorno fa. Ok ragazzi, arrivati a questo punto, vi ricordo che in descrizione vi lascio i link per acquistare il telefono protagonista di questo video e quelle che reputo delle valide alternative. E vi invito a lasciare un commento con la vostra opinione su iPhone 13 Pro o a farmi qualche domanda se avete dubbi o siete indecisi tra due o più smartphone. Lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale per supportare la crescita della nostra community e un saluto a tutti da Giuseppe Desario per Mobile Advisor.